Ciao a tutti, guerrieri e guerriere Sailor, sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Anche oggi parliamo di Sailor in questi video che vedrete. Ci sarà un video che è stato girato ieri, che doveva essere un secondo video che doveva caricarsi, cioè insieme, dovevo caricare nel canale YouTube ieri, ma non ho avuto tempo. Dopo questa speciale intro, adesso si parte con la vera intro e poi torniamo con la review di Pillole Sailor, della protagonista di oggi. Vai! Eccoci qui, guerriere e guerriere Sailor, bentornati in Pillole Sailor. Oggi parliamo di un altro personaggio secondario del mondo di Sailor Moon, il Cuco Zucchino. Chi è il Cuco Zucchino? Mediaset l'aveva trasformato nel manga, nell'edizione italiana, con il nome di Lenya. Ora non so se questo è vero. Nella versione Mediaset anni 90 non viene mai nominata. Ma questo personaggio chi è? È la madre terrestre o la madre del XX secolo di Usagi Tsukino. Usagi Tsukino è la reincarnazione della principessa Serenity. La madre terrestre, la madre del XX secolo, chiamatela come volete. Il ruolo che ha in queste tre versioni, nel manga e in Crystal, che sono la stessa cosa praticamente, vedrete che lei comparirà anche, mi sembra, in uno dei due ultimi archi. Negli anni 90 compare compare maggiormente fino al quarto arco, penso, al terzo o quarto arco della versione anni 90, mentre nell'ultimo arco, se non Stars, compare per un episodio quando arriva Cibi Cibi sulla Terra. Con un personaggio di Street Fighter, il Cuco Zucchino è la solita madre che vuole sua figlia che studia, eccetera eccetera, praticamente come l'abbiamo conosciuta sempre, che prepara la colazione al suo marito, all'altro figlio, alla sua figlia Usagi, e poi semplicemente è una casalinga. Quando arriva Cibi Usa viene ipnotizzata, si dice, perché Cibi Usa e Cibi Cibi nell'ultimo arco ipnotizzano la famiglia Tsukino e quindi si credono che Cibi Usa e Cibi Cibi sono le loro figlie, quando in realtà non sono così. Cibi Usa si potrebbe definire una nipote terrestre. E no, è una nipote, diciamo, anche se la madre che è Serenity Senior, la nonna è Serenity Senior, una nonna adottiva, diciamola così, chiamiamola così praticamente. Il Cuco è un personaggio, quello dei valori tradizionali, secondo me. Negli anni 90, fino a, come ho detto, fino a Sailor Moon Super S, è stata a centro delle scene, anche se era un personaggio secondario. Nel manga, anche adesso, fino all'arco Mugen, all'arco Infinity, è comparsa. Ora quando ho letto l'arco Dream e l'arco Stars, ora non mi ricordo, non è mai comparsa più. Ora non so adesso se nella versione di Marvel, nell'arco Dream, riusciremo a vedere
lei di nuovo, ora non mi ricordo perché ho talmente tante cose in testa che il manga non posso spoilerare. Come posso dire, lei non mi riesce a pronunciare il nome, lei, diciamo, Ikuko, ecco, Ikuko, lei è secondo me la donna, la classica donna giapponese. Io penso che Naoko abbia, si abbia ispirata alle casalinghe giapponesi su questo. Ha un marito, ha un altro figlio, di lei non sappiamo nulla, non sappiamo se ha dei genitori vivi, morti, se ha fratelli o sorelle, non sappiamo nulla della sua vita. Noi l'abbiamo vista sempre in cucina o in casa preparare. Nell'anime degli anni 90 riferita all'Arco Dream, Sailor Moon Super S viene attaccata da Awak Ace, che Mediaset lo tradusse con il nome letterale di Occhio di Falco, Awak Ai, sì, penso che si pronuncia così, perché Ace è la, sono occhi in, con la S è plurale, quindi non so come si pronuncia, se ho sbagliato chiedo scusa. Come ho detto, l'inglese per me non è, a volte trovo difficoltà nelle pronunce. E viene attaccata nel terzo episodio di Sailor Moon Super S, o quarto, non mi ricordo. E appunto Chibiusa e Usagi, trasformati in Sailor, la difendono da proprio dai nemici del Dead Moon Circus, e quindi lei è praticamente è un esempio per Chibiusa, anche se non è la vera madre. Diciamo, questo incantesimo fa credere che lei fosse una secondogenita. Chibi-Chibi ha ipnotizzato i Kuko allo stesso modo di Chibiusa, e quindi non sappiamo, essendo una bambina di 2 anni, nell'anime degli anni 90 è stato così. Nel manga no, invece nel manga la questione è diversa, perché sono 2 storie diverse. Attenzione, allora qui ho messo di nuovo questo sfondo, questi sfondi meravigliosi. Parte Sailor Mercury, che mi dà un po' di problemi perché non avevo una cosa per appoggiare, e che ci sono dei Sailor del 95. Abbiamo la versione super delle Senshi. Sono molto contento che ho trovato questa postazione tutta mia, ho trovato questo angolo proprio per registrare. Bene, sui Ikuko non ho altro da aggiungere. Dopo di questo video vedrete un altro video, quindi vedrete un secondo video che parleremo del, vi farò vedere come riconoscere i gadget originali di Sailor Moon, quelli fake. Se queste pillole Sailor di questa settimana vi hanno piaciuto, siete liberi di mettere i pollici in su. L'info box trovate tutte le mie pagine, link per Twitter, gruppi Facebook, pagine Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e Telegram col nome di Sailor Moon Fans, e chi vuole, chi è un amante di Sailor Moon, sì, basta che si iscriva al canale, siete liberi di scegliere, io non vi obbligo. Nel secondo video appunto vedrete questo video un po' speciale, un po' diverso, voluto farmi dal solito. Pillole Sailor tornerà giovedì prossimo con un altro personaggio secondario di Moon di Sailor Moon. Lo valuteremo in queste 3 versioni. Sui Ikuko non sono riuscito a trovare grandi informazioni, però per il massimo di quello che ho potuto vedere sia dalla parte cartacea, da parte anni 90 e Crista, mi sono fatto delle idee e quindi ve le ho dette. Guerriere Sailor, noi ci vediamo nel secondo video, che appunto che doveva uscire ieri dopo il video dell'astronomia. A tra poco, ciao!